Sì, siamo qui alla 25esima mostra mercato nazionale del tartufo di Fabbro e dei prodotti agroalimentari di qualità. Quest'anno 25esima edizione che è appena iniziata. È iniziata con la presenza di tutti i sindaci del territorio proprio a ricordare chi nel 1987 per primo ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di questa mostra. Oltre 60 stand presenti, tanti stand da tutta Italia e quest'anno significativa la presenza qui a fianco a me dell'ambasciatore del Marocco, proprio a dimostrare che questa mostra di livello nazionale sta prendendo piede anche a livello internazionale, aprendo le possibilità a uno sviluppo e una collaborazione futura anche con il Marocco. E lascio qui la parola appunto all'ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco. Grazie caro amico, caro sindaco, sono innanzitutto lieto di scoprire Fabbro, questa bella mostra nazionale del tartufo, e io già sono colpito da questo spirito di fedeltà alla cultura e alla tradizione che sono i caratteri dei popoli, dei grandi popoli, grandi regioni. Sono dunque lietissimo di fare questa scoperta e di provare di contribuire a creare un vincolo di cooperazione, amicizia, di rispetto tra i due paesi, due regioni. Mi sembra che ci sono delle possibilità, delle opportunità in questo mondo un po' complicato, dominato dalla crisi. Ciò che state facendo, signor sindaco, è il primo passo verso l'internazionalizzazione e forse questa internazionalizzazione sarà in direzione del sud, della sponda sud del Mediterraneo. Io dico benvenuto a Fabbro, a Marocco, e grazie mille. Benvenuto a lei.